C'era anche l'incendio alla discarica di Mariano Comensi al centro dell'interrogazione del PD sul contrasto di illeciti nelle attività di stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti in consiglio regionale, in cui è stata richiesta inoltre una verifica dello stato di attuazione della risoluzione approvata a gennaio sulla prevenzione di questa tipologia di illeciti. Secondo l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo, il rogo potrebbe essere di natura accidentale, ha spiegato il consigliere DEM e componente della commissione antimafia, il comasco Angelo Orsenigo. Ne prendiamo atto facendo presente che le indagini sono in corso, ma ci ha anche invitati a non fare l'errore di pensare che ognuno di questi episodi celi la presenza della criminalità. Una posizione, aggiunge Orsenigo, che non possiamo condividere. I casi di incidenti casuali temiamo siano veramente rari e in ogni modo rappresentano pur sempre un grave problema ambientale e favoriscono la presenza delle organizzazioni criminali. Insomma, in attesa che venga chiarita la natura dell'incendio di Mariano, secondo i consiglieri del PD bisogna mettere in campo interventi efficaci che possano prevenire situazioni di questo tipo. Si è solo iniziato un percorso, dice infine Orsenigo, i bandi per la videosorveglianza non ci sono ancora, mentre i nuclei ambiente, sulla scorta di quelli attivati con la prefettura di Pavia, sono appena stati avviati e non in tutte le province. Noi rimaniamo a presidiare la nostra di provincia, nella quale sono accaduti fin troppi episodi del genere, perché, conclude, su questo fenomeno non bisogna abbassare la guardia.